Ciao ragazzi, eccomi oggi con un video sui prodotti finiti. Allora, vi faccio subito vedere che cosa ho terminato. Come sapete, io non termino mai chissà quanti prodotti in un mese, quindi a volte aspetto anche il mese dopo e accumulo più possibile per farvi vedere. Allora, prodotti terminati. Abbiamo il balsamo Nutri-Riparatore. Questo qui del Livre Rocher ed è la jojoba, è buonissimo veramente per i capelli crespi. Questo qui. Insieme in combo c'è anche lo shampoo terminato che è fantastico, poi ha una profumazione meravigliosa. Quindi questi due. Poi ho terminato questa Fix and Shine lacca della L'Oréal Paris. Eccola qui. Che ha una buona tenuta, infatti è a livello 8, quindi fissa bene. Però sì, io ho un problema con la lacca, dato che ho la cute un po' delicata, soffro di dermatite seborroica e tende un po' a farmi venire un prurito sulla cute quando la utilizzo per più di 2 giorni a settimana, cioè magari tutti i giorni me la metto un po' per fissare i capelli quando mi lego, perché quando vado al lavoro faccio una gran coda alta e quindi mi tiro indietro tutto, me lo devo dare per fissare. Sì, insomma, non è delicatissima, però con questa mi sono trovata molto bene, quindi ve la consiglio, fissa bene. Poi, la Cloni sta mangiando i prodotti finiti. Un altro prodotto finito, ovviamente, sono le mie salviettine PROS della Less Cosmetics. Come sapete, mi trovo benissimo, sono 30 salviette e purtroppo ho scoperto che in negozio nel Carrefour, dentro al centro commerciale, che le vendevano a prezzo basso, non ci sono più. Sono andata a sentire, mi fa, saranno fuori produzione, quindi non ci sono. E sono rimasta malissimo, nel senso, cioè, sono buonissime, costano poco, la gente le compra e non le fate più. E così che sono, insomma, ho dovuto cercare un altro tipo, che praticamente sono sempre della stessa linea della Less Cosmetics, ma non sono queste nere, la confezione è bianca. E quindi ho comprato di quelle lì che poi vi farò vedere. Ne ho finiti 2 pacchi così. Veramente sono tristissima perché erano le uniche con cui mi trovo veramente bene. Un'altra sempre finita sono queste qui struccanti ai fior di magnolia che ho comprato all'Eurospin perché hanno aperto un Eurospin nuovo qui nella zona. Allora ero curiosa di andare a vedere che cosa vendevano e ho provato queste qui. Che non mi sono per niente piaciute. Struccano bene perché fanno il loro utilizzo, ma hanno un odore che proprio non mi piace sul viso. È fastidioso, non lo so. Olio di mandorle dolci, aloe vera e bisabololo. Comunque, non bruciano gli occhi, questa è una cosa positiva, però non mi sono piaciute, infatti non vedevo l'ora di finirle. E quindi così. Poi ho terminato questo Avon Senses Lagoon, è sfogliante per il corpo, che costa veramente poco ed è un bel barattolone da 200 ml. Era azzurro e veramente bellissimo, l'ho utilizzato al mare e sì, insomma l'ho finito di utilizzare poi anche a casa. Comunque mi sono trovata molto bene, ha la vitamina E. Cioè, non è che proprio sfogli la pelle da dire, però fa quel bel massaggio con quei granulini che mi è piaciuto. Eccolo qui. Poi, un altro prodotto terminato è il mio shampoo preferito della Garnier, ovviamente quello alla camomilla, che io mi trovo bene perché schiarisce i capelli, è dolce, ammorbidisce. E nutre i capelli, insomma, a me piace tantissimo perché i capelli rimangono veramente morbidi e infatti ha anche all'interno il miele oltre alla camomilla. Estratti naturali da 250 ml, questo qui, buonissimo. Poi un altro prodotto finito è questo shampoo che è uno recente uscito di Avon ed è al miele, jojoba, sì, estratto di miele e jojoba. Questo qui, che costa veramente un costo irrisorio, neanche 2 euro, non so, non mi ricordo bene. Comunque, da 250 ml ha una profumazione veramente ottima.
anche questo qui, avendo il miele all'interno, morbidisce veramente tanto i capelli e quindi lo consiglio perché, insomma, costa poco, ha dentro dei prodotti buoni e della linea più naturale di Avon, la Naturals, quindi consigliato, e fanno anche il balsamo e anche la maschera, se non sbaglio, ecco. Quindi questo qui mi sono trovata bene. Poi ho terminato i solution dischettini struccanti che li utilizzo quando tipo sono fuori e li tengo in borsetta. Questi qui sono sempre da 30 pezzi. Come sapete mi trovo bene, costano sui 6 euro, dipende, magari trovi anche l'offerta, sono quelli tondi. E li utilizzo anche per fare delle correzioni, tipo quando mi trucco, mi faccio qui la riga d'eyeliner, magari devo tirare un po' su perché ho sbavato, utilizzo anche questi che sono comodissimi. Poi ho terminato la maschera all'olio d'argan dell'Advanced Technique, anche questa ve ne ho già parlato, mi piace un sacco. È da 150 ml, si lascia agire 2-3 minuti sui capelli e ammorbidisce veramente tanto. I capelli si districano con la spazzola, non si fa per niente fatica a pettinarli e è nutriente. È per tutti i tipi di capelli, quindi va bene per tutti. E questa qui. Poi, un altro prodotto finito è la fantastica CC Cream della L'Oréal Paris, che come sapete mi piace molto, ne ho riacquistata un'altra, infatti la sto utilizzando, ed è l'anti-rossori e quindi è verde e neutralizza i rossori del viso e si adatta alla carnagione, quindi è verde, poi si trasforma in tipo in fondotinta leggero che copre anche le imperfezioni. Questa qui è l'incarnato senza imperfezioni, consistenza della pelle omogenea, pure luminosità, coprenza uniforme, 24 ore di idratazione. Non ha un prezzo proprio economico perché io l'ho presa ad acqua e sapone e penso di averla pagata sugli 11 euro, 12, adesso non so esattamente il prezzo, un po' che l'ho comprata. Comunque io l'ho riacquistata perché non ne potevo fare a meno. Poi l'altro prodotto terminato è questa qui, ed è la cera fissante per le sopracciglia della Kiko. Come vedete è già finita, non si può più, più di così, tempero e non so più come fare. È la Wax, quindi questa cera qui bianca, trasparente, fissa benissimo le ciglia ed è ottima. Quindi consigliata, anche questa penso costi sui 5 euro. Poi, ne ho un'altra, come vedete, un'altra sempre cera fissante, che questa è proprio correttissima. Mi trovo benissimo con queste cere fissanti. Un altro prodotto terminato è il fantastico primer Avon, primer per applicare poi l'ombretto, fissa l'ombretto tutto il giorno. E ce n'è rimasto veramente poco, solo che ho provato di tirarlo su ma si è quasi seccato, quindi non lo posso più utilizzare. Barattolino in vetro, e questo qui si trova sui 4,50 euro quando è in offerta ed è fantastico. Light beige, l'unica colorazione. Ve lo vero, proprio consiglio, straconsiglio. Adesso ho comprato il primer potion di Urban Decay, quindi ho iniziando quello lì, insomma, dopo questo. Mi è durato tanto perché il prodotto sembra poco, ma in realtà ce ne va non tantissimo sull'occhio, quindi dura molti mesi. Eccolo qui, infatti la scadenza sarebbe di 12 mesi dall'apertura. Consigliatissimo, ragazzi, provatelo. E per finire, ultimi prodotti terminati sono, come immancabili nei miei prodotti finiti, le glimmer stick per le sopracciglia. Guardate quante. Ragazzi, è arrivato il corriere, devo salutarvi. Questi sono i prodotti, ci vediamo alla prossima. Ciao!